Un saluto da Diego, ci troviamo allo stand Nokia in compagnia del portfolio manager di Nokia Italia Francesco Falco, che ci mostra le novità presentate durante la Fiera Mobile World Congress 2013. Ciao a tutti, vediamo qui sul tavolo tutte le novità che sono state annunciate qui al Mobile World Congress. Ci sono due smartphone della serie Lumia con Windows Phone 8, che sono il Lumia 720 e il Lumia 520, questo qua che adesso cerchiamo di riaccendere, esatto. E poi due telefoni invece di fascia più bassa, sono due telefoni più classici, che sono il Nokia 301 qua, che lo vedete in tre colori diversi, e il Nokia 105, che è proprio il più piccolino e il più economico di tutti i telefoni che abbiamo. Vediamo un attimo più nello specifico i prodotti. Quindi partiamo dal Lumia 720. Il Lumia 720 è uno smartphone di fascia media, perché comunque sia il prezzo non sarà un prezzo eccessivamente alto, che però riesce a soddisfare tutte le esigenze di chi vuole avere uno smartphone prestante e anche fortemente connesso con i social network. È sicuramente da notare la parte fotografica, perché è dotato di lenti Carl Zeiss con un sensore da 6,7 megapixel, quindi comunque un sensore performante che ha un'apertura molto importante, un'apertura da 1,9 f/1.9, quindi un'apertura veramente grande, e mi permette di fare foto ottime in qualsiasi condizione di luce. Da notare anche nella parte posteriore del telefono i connettori per la cover della ricarica senza fili, quindi aggiungendo una cover opzionale a questo telefono posso decidere di ricaricarlo anche senza fili. A livello di display ci offre un display clear black, come vedete la qualità è veramente ottima, da 4,3 pollici. E il design è veramente molto molto bello, perché oltre al colore e alle forme, che comunque sia sono tipiche della serie Lumia, abbiamo uno spessore sottile, perché parliamo di 9 mm di spessore, e un peso di soltanto 128 grammi, quindi è il Lumia più sottile e leggero esistente fino ad oggi. L'ultima nota la farei soltanto sulla fotocamera frontale, perché parliamo di una fotocamera HD da 1,3 megapixel, che mi permette di fare delle foto anche con, appunto, utilizzando questo tipo di fotocamera, anche con gli amici di gruppo, quindi riesco a riprendere anche fino a 4 persone con questa fotocamera, grazie a un'apertura angolare molto ampia. Passiamo al 520. Questo è il Lumia 520, è il nostro primo prezzo per quanto riguarda la serie Lumia Windows Phone 8, quindi è il nostro Windows Phone 8 più economico di tutti. Nonostante questo, però, non rinuncia alle caratteristiche tecniche, perché integra per esempio uno schermo super sensibile. Stessa cosa ce l'aveva anche il 720, però lo schermo super sensibile mi permette di utilizzare il telefono anche con i guanti e anche con le unghie, quindi riesco a usare il telefono in qualsiasi condizione. Lo schermo è veramente molto molto sensibile. Parliamo di uno schermo da 4 pollici, in questo caso non è clear black, però comunque sia è sempre molto ben visibile. Il telefono è caratterizzato da avere ovviamente Windows Phone 8, tutta la serie di applicazioni che Nokia introduce nei propri telefoni, come per esempio quella per la fotografia, quindi in questo caso vediamo Smart Shoot in questo momento, o Cinemagraph, la vedete qua. Sono applicazioni che permettono di fare delle foto in maniera nuova, perché Cinemagraph mi aggiunge delle animazioni alle mie foto, Smart Shoot mi permette di selezionare il viso migliore quando faccio delle foto di gruppo. Quindi l'esperienza comunque a livello di smartphone è completa. Pensiamo anche che la suite di navigazione di Ear mi completa anche il telefono, perché permette di orientarmi grazie a Ear Maps, di navigare in auto con Ear Drive e anche di usare i mezzi pubblici con Ear Transit. E non trascuriamo anche la parte musicale, perché grazie a Nokia Musica possiamo ascoltare la musica gratuitamente, senza nessuna registrazione e in maniera del tutto gratuita. Sul 520 direi da notare, a livello di design, sicuramente i colori, ma soprattutto il fatto che le cover sono intercambiabili, quindi io posso aprire il telefono, quindi estrarre la cover, posso accedere quindi alla batteria, alla micro SD e anche al vano per la scusate, per la micro SIM e alla micro SD, quindi ho 8 GB di memoria che sono integrati nel telefono, ma posso espanderli con altri 64 GB tramite micro SD, e posso usare un'altra cover per il telefono. Quindi in questo caso ho messo quella gialla, e ho un telefono praticamente nuovo, perché in questo momento io mi trovo ad avere un telefono giallo con una cover completa.
completamente nuova. Questo è molto utile nel caso in cui la cover mi si rovini o per caso a causa di una caduta mi si rompa, quindi io posso avere un telefono proprio nuovo. Vediamo anche il 301, in questo caso i colori disponibili sono non soltanto questi tre, ci saranno anche il giallo e l'azzurro, quindi un set di colori molto 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 ampio. È un telefono, un barphone classico che però non rinuncia alla connettività, in particolare è un telefono 3G disponibile in versione single SIM e dual SIM, quindi tutte e due le versioni. Ha un browser molto potente e pratico perché mi permette di navigare tranquillamente senza dover spendere tanto, perché utilizza una compressione, riesce a ridurre fino al 90% il traffico dati per la navigazione. E ha supporto anche per video YouTube, quindi io con questo telefono, diciamo classico, riesco anche a vedere video su YouTube. Oltre a questo, da notare sicuramente il design, perché cominciamo a introdurre degli elementi del design che abbiamo utilizzato anche sulla serie Lumia, come per esempio la placchetta della fotocamera. E la fotocamera stessa è interessante perché parliamo di 3,2 megapixel, quindi mi permette comunque di fare delle foto ottime. E con delle funzioni software molto particolari. Abbiamo per esempio lo scatto multiplo, abbiamo la funzione panorama, quindi anche con questo telefono posso fare delle foto panoramiche e tante altre funzioni interessanti per lo scatto fotografico. Ultima cosa, c'è anche il supporto per Mail for Exchange, quindi posso anche utilizzarlo come telefono aziendale. L'ultimo presentato è il Nokia 105, è il nostro telefono veramente più economico in assoluto. Ad oggi non è prevista la commercializzazione in Italia, ma vedremo cosa succederà. È interessante perché è veramente molto molto resistente e resiste anche alla polvere, quindi la polvere non viene intaccato dalla polvere quando rimane insomma in zone particolarmente esposte, e soprattutto la durata della batteria è veramente eccezionale perché parliamo di 35 giorni di standby, quindi qualcosa che non si trova facilmente nei telefoni al giorno d'oggi, Direi, direi. sì. Ci puoi fare un riepilogo dei prezzi, anche se sono Sì, i proprio. prezzi, allora, quelli annunciati, in realtà il 720 comunque rimarrà nella fascia come prezzo finale in Italia dai 300-400 euro, ancora non so, Ed arriva e arriva ad aprile. aprile, Il 520 rimane sotto i 200 euro e arriva anche lui ad aprile, arrivano ok. Sì. insieme. Il 301 rimane sotto i 100 euro, ben al di sotto, quindi potrebbe essere 79-89 euro, insomma, e anche lui arriva un po' dopo, forse aprile-maggio, insomma, quella definitiva dovrebbe essere, la data definitiva ancora non è definita, comunque tra aprile e maggio, mentre come abbiamo detto il 105 ancora non è prevista la commercializzazione in Italia, ma vedremo, vi aggiorneremo più avanti. Perfetto, grazie mille. Grazie a voi, ciao a tutti.